Live, ecco. Buonasera a tutti, buonasera a nome della Biblioteca del PIME, del Centro PIME che ci ospita questa sera in modalità online e una modalità con cui tutti. C'è qualche piccolo problema di audio, ma io provo ad andare avanti confidando appunto in questa nuova modalità. Appunto, con cui tutti dobbiamo imparare un po' a familiarizzare, e perché grazie al cielo ci permette di restare comunque in contatto anche se a distanza. L'incontro di questa sera, che è organizzato insieme a Laura Denaro e Andrea Zanigoni, a cui do il benvenuto, ha per titolo La valigia dei missionari, ed è organizzato appunto dalla Biblioteca del. Si tratta della terza e ultima conferenza del ciclo di conferenze che la biblioteca aveva previsto nell'ambito delle celebrazioni in occasione dei 150 anni dall'arrivo dei primi missionari del PIME, del Pontificio Istituto Missioni Estere, in Cina. E appunto nel 1870 che i primi quattro missionari guidati da padre Simeone Volonteri giungevano per la prima volta in Cina, nella Cina continentale, dando inizio così a una lunga storia di amicizia e di missione. Per questo l'intero Centro PIME ha voluto dedicare il 2020 alla campagna Un'altra Cina, con una serie di iniziative proprio per commemorare l'opera di annuncio del Vangelo svolta dai missionari del PIME in questo secolo e mezzo di storia, ma anche per guardare dentro questo grande paese con tutte le sue sfide, le sue contraddizioni, e andando però al di là di pregiudizi e stereotipi. Ricordo solo brevemente che il primo incontro organizzato dalla biblioteca nell'ambito di questa campagna Un altro Cina è stato dedicato all'arte e musica per la missione, riscoprendo l'opera e le figure di tre missionari artisti alla corte cinese tra la fine del 600 e i primi del 700. Abbiamo parlato di Teodorico Pedrini, missionario e musicista, abbiamo parlato del pittore di corte e missionario gesuita Giuseppe Castiglione e del sinologo francescano Carlo di Castorano. Nel secondo incontro, invece, più di recente, lo scorso settembre, abbiamo esplorato il passato più vicino a noi, ricordando la figura di padre Giancarlo Politi, missionario del PIME, recentemente scomparso, e testimone con i suoi scritti, con i suoi studi della Chiesa in Cina alla fine del XX secolo. In questo terzo e ultimo incontro, che abbiamo voluto in modo evocativo intitolare appunto La valigia dei missionari, Laura Denaro ci parlerà dei primi viaggi dei missionari del PIME in partenza per la Cina tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Presento quindi Laura Denaro è bibliotecaria, storica, esperta di cultura cinese, che ha insegnato italiano e cultura cinese presso la Fondazione Italia-Cina. E attualmente lavora presso la Biblioteca Oglio del Sistema Bibliotecario di Milano. Laura conosce e collabora con il PIME da diversi anni e tra il 2009 e il 2010 ha vissuto alcuni mesi a Hong Kong e Kaifeng, dove ha aiutato i padri del PIME a sistemare un fondo bibliotecario storico e ha così approfondito e studiato con le sue competenze di storica il legame che unisce il PIME alla Cina. Accompagneranno il suo racconto le immagini e le fotografie dell'epoca che gentilmente ci ha concesso l'archivio fotografico del PIME e soprattutto la voce degli stessi missionari partenti interpretata da Andrea Zaniboni. Ecco, nel frattempo Andrea Zaniboni e Laura sono arrivati in linea con noi e li saluto. Andrea è responsabile degli eventi del nostro centro ed è anche il direttore artistico del Teatro del PIME. I testi che Andrea leggerà ci faranno rivivere le emozioni, le impressioni, i racconti dei missionari dell'epoca attraverso le loro lettere, appunto gli scritti che ci hanno lasciato. Ma direi che io ho finito la mia parte e lascio volentieri la parola a Laura Denaro che ci racconterà appunto, e siamo tutti curiosi di sapere, che cosa mettevano in valigia i primi missionari del PIME destinati in Cina alla fine del 1800. Vi anticipo che la valigia sarà più
immateriale che materiale, però ci saranno sicuramente dei riferimenti molto concreti nel corso di questo tardo pomeriggio. E vi anticipo che per noi è un esperimento, quindi se ci sarà qualcosa che non andrà proprio perfettamente bene, è il bello della diretta, soprattutto perché, come avete visto, noi stiamo registrando dalle nostre rispettive case. E la modalità online ormai è quella a cui ci siamo, insomma, dedicati tutti quanti. Anche io in biblioteca faccio il gruppo di lettura online. Ringrazio quindi la mia dirimpettaia bibliotecaria Isabella, che ha ereditato un testimone molto pesante, quello di Rosalba Ravelli. Ringrazio tutti gli amici dell'ufficio storico che hanno collaborato sia per le fotografie, per le ricerche di archivio, sono stati veramente un grande sostegno per me, non solo adesso ma anche in passato. E anche sinologi di un certo calibro, Gianni Criveller, non so se sei insieme a noi o meno, lo sarai, però è stato veramente un grande supporto per me in passato e un grande incoraggiamento per i miei studi, e ovviamente la nostra voce narrante, il nostro Andrea, che ci aiuterà a indossare i panni di questi uomini che sono arrivati in Cina nella seconda metà dell'Ottocento e hanno compiuto un grande viaggio che non era solamente un viaggio materiale in termini di chilometri, ma, come vedremo, anche un viaggio interiore molto, molto impegnativo. E ringrazio anche, credo che sia giusto, anche le colleghe bibliotecarie con cui ci stiamo, insomma, confrontando in questo periodo così complicato anche su questo tema degli eventi online, che comunque vi invito tutti a seguire, quindi Cinzia, Elena, Pamela, vi ringrazio particolarmente. E adesso direi che possiamo provare con il nostro Andrea a mettere in primo piano le immagini di questa presentazione, quindi togliamola la mia faccia, così vi libero da questo peso. Provo a mettere a tutto schermo, ecco, e questa è una pagina di ringraziamenti, come vedete, e mi concentrerei un po' sull'ultima immagine, quella che c'è sull'angolo, con questo piccolo detective, perché in questo viaggio noi cercheremo di cogliere tutta la forza, tutta la potenza del viaggio, attraverso che cosa? Attraverso delle fonti storiche primarie, che nel nostro caso cosa sono? Sono le lettere, sono gli articoli, sono le incisioni, sono le foto dell'epoca. Cercheremo quindi di far parlare il più possibile i missionari in prima persona, con la loro viva voce, con le loro emozioni, con le loro riflessioni, e parleremo un po' meno noi. Questo è un metodo che mi sembra molto efficace per calarci in un'epoca che comunque temporalmente è molto lontana dalla nostra. Allora, XIX secolo, la scoperta della Cina. Ecco, noi dobbiamo immaginare un mondo veramente molto diverso da quello odierno. Io ho preso le copertine di questi due libri che secondo me ci possono dare una prima immagine di che cosa era quel periodo. Un periodo in cui c'erano le navi, c'era il telegrafo e di conseguenza una vita quotidiana dove non c'erano né radio, né televisione, né internet, né social network, né treni ultraveloci piuttosto che aerei. E le riviste, a cui attingerò a piene mani, le riviste erano una vera e propria finestra sul mondo, su questo mondo sconosciuto, su questo mondo lontano, per tanti lettori che non solo non avevano conoscenza di queste terre esotiche, per esempio la Cina, ma a volte, come potete immaginare, non conoscevano nemmeno l'Europa o addirittura la penisola italiana. Una delle riviste di quel tempo, di cui vediamo la copertina, è appunto Civiltà Cattolica, e secondo me c'è una lettera, un passo, che ci mostra quello che è il primo grande ostacolo al disvelamento del mistero cinese. Questa lettera proviene da Shanghai ed è datata 28 febbraio 1900, e adesso Andrea ci leggerà questo passo. Trattisi di dramma.
tragedia o commedia. Non è mai facile cosa ritrarre spiccata veramente l'indole reale degli avvenimenti nella Cina. Ed anche adesso la difficoltà dell'impresa non è diminuita. Anzitutto manca la prima condizione, cioè sapere quel che accade esattamente. Dubito che possiate riuscirvi meglio di noi, costì in Europa, nonostante il numero, la celerità e il valore dei ragguagli che vi trasmette il telegrafo. Ecco, direi che questo passo ci dice già molto. In realtà il problema che noi vediamo in questa lettera non è così dissimile dal problema che viviamo oggi, perché la difficoltà di avere informazioni precise, informazioni chiare, diffuse rispetto alla Cina è un problema anche oggi, anche se la causa del problema è diversa da quella che vivevano le persone della seconda metà dell'Ottocento. Quindi mancanza di informazioni, mancanza di conoscenze. Questo rendeva molto più avventuroso, molto più difficile l'arrivo nell'impero cinese. In questo viaggio, nel tempo e nello spazio, mi aiuterà soprattutto un autore, Eric Lied, di cui vediamo le copertine dei suoi saggi molto, molto importanti, molto interessanti, che citeremo nel corso di questa serata. E Per mare e per terra è un titolo che mi ha ispirato, infatti poi lo ritrovate nella presentazione. E le sue considerazioni, che troviamo in Per mare e per terra oppure nella mente del viaggiatore, ci danno quella che vorrei dare a voi, cioè la chiave di lettura che ha guidato l'analisi di queste fonti, soprattutto lettere, articoli, relazioni, come vi dicevo prima. E chiederei quindi ad Andrea di portarci in questa storia del viaggio attraverso l'analisi che ci offre Eric Lied. In che modo il viaggio agisce come una forza che muta il corso della storia umana? Come può un semplice spostamento nello spazio influenzare gli individui, plasmare i gruppi sociali e modificare quelle durature strutture di significato che chiamiamo cultura? Non è del tutto pacifico che una storia del viaggio sia necessaria o possa contribuire in maniera rilevante alla nostra comprensione del passato e del presente. Bisogna dimostrare l'importanza fondamentale del viaggio come attività creatrice di una condizione umana. Ma proprio il carattere familiare e comune del viaggio umano è un problema per chi voglia capire gli effetti del viaggio sugli individui, la società e le culture. Perché il più delle volte questi effetti sono dati per scontati, considerati impliciti e richiedono poca o nessuna dimostrazione. Ed è questa l'importanza della storia del viaggio, che evocando un passato in cui le cose erano diverse da come sono nel presente, fornisce una prospettiva esterna e comparativa su ciò che è familiare. Ecco, lo studioso americano ci offre questa visione della storia del viaggio, che non è tanto una ricostruzione del passato, non è solo una ricostruzione del passato, ma è uno strumento che ci aiuta a riflettere sul presente. E questo è stato un po' il filo conduttore anche di altre iniziative che sono state svolte. Io parlo di quelle della Cina perché sono quelle che mi toccano da vicino. L'idea è sempre quella di gettare uno spunto che poi le persone possono, diciamo, rivedere, rielaborare a casa a fine dell'incontro, e che ci offre qualcosa anche dal punto di vista dell'analisi della contemporaneità. Quindi spero che questa impostazione arrivi fino a voi. Però un po' di storia la dobbiamo comunque fare. E adesso qui vedete tre foto. Mi sarebbe piaciuto fare l'incontro di persona, perché avrei voluto vedere quanti sarebbero riusciti a riconoscere le foto dei tre personaggi che vedete qui.
quantomeno magari qualche studente del corso di Gianni, ecco, magari lì Gianni avrebbe potuto dare qualche voto positivo o negativo a seconda delle risposte. Allora, 1850 è un anno fondamentale, perché è l'anno in cui nasce il Seminario Lombardo. Noi adesso per comodità parleremo di Pime, ma il Pime in realtà è il frutto dell'unione di due seminari, il Seminario Lombardo per l'appunto e il Seminario Romano. Il Seminario Lombardo nasce appunto nel 1850 ed ecco lì vedete la foto di Papa Pio IX, che è stato promotore della nascita di questo seminario. Poi vediamo anche quello che allora era l'arcivescovo di Pavia, anche se nella foto qui era un po' più giovane, quindi Angelo Ramazzotti. E il terzo che vedete è Pietro Avanzini, il fondatore del seminario romano, che possiamo definire poi il cugino del seminario lombardo. E poi nel 1926 nascerà quello che adesso si chiama Pime, che noi tutti conosciamo come Pime. 1850 nasce l'istituto, ma come diceva ai tempi Massimo D'Azeglio, diceva fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, e allora noi possiamo dire fatto l'istituto bisognava fare i missionari. E allora come si facevano questi missionari? Come si costruiva la loro identità? Allora, una cosa che emerge in maniera piuttosto chiara è che la loro identità doveva crearsi sul campo. Questo è un indirizzo molto importante che noi vedremo nella proposta di alcune massime norme per l'Istituto delle Missioni Estere. Però ho voluto mettere anche a fianco la copertina di una rivista, Le Missions Catholiques, che è nata a Lione nel 1868 e avrà poi, diciamo, una figlia, Le Missioni Cattoliche, a Milano, stampata a Milano dal Seminario Lombardo, che all'inizio è in larga parte una traduzione, però piano piano col passare del tempo diventa sempre più originale, sempre più autonoma, un po' come fanno i figli o come dovrebbero fare i figli. Anche queste riviste costituiranno un grande supporto per la costruzione del bagaglio culturale di questi missionari. Adesso però soffermiamoci proprio al primo momento, al momento della formazione nel seminario, e cerchiamo di capire quali erano i contenuti che si volevano veicolare a questi studenti e qual era il metodo di studio che permeava le ore di lezione all'interno del seminario. Chiederei quindi ad Andrea di riportarci indietro nel 1850 e di vedere che cosa si diceva in termini di didattica. Può forse dirsi che siavi presso alcuni un'opinione esagerata sull'ampiezza delle cognizioni e sulla cultura intellettuale richiesta a un missionario. Alcuni, nella casa che lo prepara alle funzioni apostoliche, vorrebbero trovare un istituto di scienze, arti, una scuola di tutte le lingue. Invece il piccolo seminario non potrà fare molto in questo punto, senza perdere perciò la speranza di formare buoni alunni alle missioni. Ma per rendere questi studi di minor peso e insieme notabilmente più impegnati e fruttuosi, si è giudicato di aiutarli con familiari ma ben regolate conferenze. Queste sono quotidiane, e procedendosi da tutti insieme di pari passo e con la guida di un medesimo autore, ciascuno vi porta il transunto scritto del caso studiato. Propone senza superfluità ed inutili digressioni le difficoltà che ha incontrato in qualche punto e di cui bramerebbe una più chiara soluzione. Ecco, io direi che già da questi passi possiamo capire molto. Allora, nella prima parte è interessante vedere come, oltre ovviamente alla base, che era base di teologia, di storia ecclesiastica, si considerassero anche le altre discipline. Detto ciò, lo studio non doveva essere messo
in un punto, diciamo, medaglia d'oro del podio. Anzi, nelle righe successive si pone anche un po' una preoccupazione, cioè che lo studio non gonfi troppo la vanagloria dell'essere umano, e dice che, e la riuscita non lo gonfi. E invece si dice sì, sia l'umiltà, sia uno spirito umile. Allo stesso tempo, però, ho trovato una grandissima modernità dal punto di vista didattico nella seconda parte che ha letto Andrea sul metodo, cioè il fatto di avere un momento di analisi, quindi una sintesi di un caso, di un argomento che è stato studiato, e il confronto che si fa con gli altri, come se ci fosse poi un momento di dibattito, di lavoro, di condivisione. Infatti poi si dice proprio a comune erudizione e vantaggio. E questa è una cosa estremamente moderna, cioè lo studio non è uno studio solo individuale. La condivisione porta un valore in più, un valore aggiunto. Questa è una cosa estremamente moderna che da ex insegnante apprezzo moltissimo anche oggi. I primi allievi dell'istituto non erano tanti, tra loro troviamo appunto Salerio, Raimondi, Mazzucconi, nomi che poi ritroveremo, insomma, sia Salerio sia Raimondi, che ritroveremo a Hong Kong qualche anno dopo. E, l'altro aspetto interessante, sempre da ex insegnante di lingue, è quello che si dice sullo studio delle lingue, perché chiaramente nel momento in cui si va in una missione, uno degli aspetti fondamentali è quello dell'apprendimento della lingua. E allora cosa si dice? Si dice questo: uno studio alquanto impegnato dell'inglese e l'esercizio del francese pare che bastino, dovendo credersi al consiglio di persone illuminate e per lunga esperienza di ministero ben informate, essere le lingue dei popoli infedeli da impararsi sul posto. Ecco, quindi anche questo è abbastanza moderno, perché diciamo, la grammatica sì è importante, però adesso se voi avete modo di sentire, magari attraverso i vostri figli, nipoti, amici più giovani, si mette molto l'accento sulla pratica, sull'immersione nel luogo. E questa era un po' l'impostazione che si voleva dare ai tempi anche ai missionari che andavano in queste terre lontane. Ho giocato un po' graficamente prime partenze per far venire fuori il pime. Nella foto che vedete, questa l'ha recuperata Mauro Moret, è la foto di una chiesa che adesso non c'è più, è la chiesa di San Calocero, che è stata demolita a metà del Novecento perché era stata danneggiata dai bombardamenti degli alleati a Milano. Il seminario lo troviamo anche nelle lettere, negli articoli, il seminario di San Calocero, i saluti a San Calocero, ecco. Questa era la chiesa, che però adesso possiamo vedere solamente in foto. E poi ci sono altre due immagini, quella centrale e quella di Bernardo Viganò con il cappello alla cinese, e l'ultimo con questa bella barbona bianca è Timoleone Raimondi. Ecco, questi due missionari sono stati tra i primi ad arrivare a Hong Kong, e li vedete un po' in questa doppia versione, poi le vedremo anche in foto successive, in cui c'è, diciamo, l'abito cinese e l'abito occidentale. E naturalmente a Hong Kong c'era la possibilità di avere questa doppia faccia, perché c'era Hong Kong, colonia britannica, quindi tutta la frequentazione con gli stranieri occidentali che arrivavano nella colonia, però ovviamente poi andando in missione, andando soprattutto nell'entroterra con la popolazione locale, era quasi insomma, una scelta obbligata quella di calarsi anche esteticamente nella realtà cinese. Questi missionari quindi arrivano in Cina, ma arrivano in Cina facendo attenzione delle tappe precedenti. Penso soprattutto appunto a Raimondi, che farà una vita lunghissima in missione, supportato anche dalla sua fibra fisica molto forte. Ecco, Raimondi è uno dei primi che parte
E il PIME innanzitutto non arriva subito in Cina. Ci sono delle tappe intermedie in Oceania, nel Borneo, e solo dopo si arriva in Cina. In questo primissimo viaggio, che è nel 1852, i primi missionari prendono il tartaro come piroscafo che li porta da Londra a Sydney, e in questo primo viaggio, questo è interessante, impiegano 3 mesi e mezzo per arrivare alla destinazione finale. Pensate, in un mondo come quello di oggi, dove abbiamo i voli, adesso non li possiamo prendere, poi ci sono i voli intercontinentali, invece 3 mesi e mezzo di viaggio nell'oceano. Una cosa incredibile. Allora, io vorrei farvi sentire, dalle parole di uno di questi missionari, Mazzucconi, come si riesca a sintetizzare la parte poetica del viaggio a aspetti più concreti, più materiali, quotidianità della vita in mare. Quindi adesso Andrea ci leggerà alcune parole molto belle che Mazzucconi scrive per relazionare del suo primissimo viaggio fuori dall'Italia. Qualche volta, nelle belle sere della linea dell'equatore, io mi ritiravo in un angolo a fare anch'io il misantropo, il filosofo, l'eremita, quello che vuoi. Ma erano momenti gustosi. Il magnifico spettacolo del tramonto, l'immensità dell'oceano nella sua calma, un cielo brillante. Sotto la linea, durante il noviluvio, il fulgoroso spettacolo della fosforescenza del mare, che mi tornò nuovissima e degna sicuramente di essere notata. Le onde del mare, scosse dal vento o altro, danno una vivissima luce, precisamente come un mazzo di zolfanelli strofinati nelle tenebre. D'intorno, al nostro bastimento, sembra ardere un incessante fuoco e il correre del bastimento lo farebbe credere trasportato su di una corrente di fuoco. Nella sua pienezza, lo spettacolo fu brillante, io non distinguevo più se fossero stelle, acque, di modo che sarebbe si detto non camminare in acqua, ma in cielo, tra sfere, stelle, pianeti. La goletta a vela, lunga 70 passi e larga 14, ospita 130 persone e 400 animali. Galline, galli, porcelletti, pecore e per il latte anche una giovenca. Queste povere creature diventano a poco il nostro cibo e la nostra bevanda. Ogni giorno abbiamo cibo fresco, pane freschissimo, latte eccellente e acqua in abbondanza. Ecco, vedete che meraviglia, ecco, la poesia del cielo, le sfere, le stelle, i pianeti, e poi galline, galle, porcelletti, pecore. Però il viaggio era proprio questo. Cioè un mix di emozioni dettate dal fatto di arrivare in una terra ignota, di fronte a sé un obiettivo molto difficile, molto complesso, e anche delle questioni molto, molto terrene, per esempio il cibo. Il cibo, ma non solo. Parliamo appunto di prime partenze, primi arrivi e imprevisti. Ecco, tra i primi ad arrivare in Cina c'è un altro personaggio molto interessante, si chiama Giuseppe Burghignoli, e anche lui ci parla di un problema molto concreto che ricorre in tante lettere dei missionari. E Burghignoli, un po' come Raimondi che vedete nella foto, è stato uno dei pochi che è riuscito a superare il ragguardevole traguardo dei 30 anni di missione in Cina, cosa che non era assolutamente facile per l'epoca in cui vivevano. Anzi, a questo proposito vi do una nota proprio a livello anagrafico: tra i primi ad arrivare in Cina, se si fa una media dell'età, avevano in media 27 anni, quindi non erano anziani, ma non erano neanche giovanissimi. Questo anche perché potete immaginare, insomma, era necessario avere le persone
anche mature, molto forti, molto costruite per affrontare un obiettivo così difficile, cioè qual era l'impero cinese della seconda metà dell'Ottocento, una missione in una terra che era profondamente chiusa. Ecco, anche Burghignoli ci parla della sua esperienza di viaggio che lui farà da Venezia. Da Venezia si imbarcherà sul piroscafo America. Come quasi tutti, non aveva familiarità con i lunghi viaggi in mare e ha alcuni accenni abbastanza autoironici e divertenti, e lui dice così: il tragitto è stato felicissimo, ma ciò non toglie che or l'uno or l'altro si vedesse sparire e correre ed intanarsi ed essere costretto a fare digiuni un po' più che ecclesiastici, che non era solo un modo un po' indiretto per dire che il mal di mare si faceva profondamente sentire tutti loro durante questo lungo viaggio, soprattutto quando il mare iniziava a ballare. E poi, andando nel corso degli anni, arrivando quindi più vicini all'inizio del Novecento, ovviamente i missionari che partivano più tardi avevano il conforto di tutte queste descrizioni che venivano in larga parte pubblicate sulla rivista Le Missioni Cattoliche, quindi affrontavano il viaggio con maggiore conoscenza e quindi anche con maggiore serenità. E questa serenità permetteva loro anche di guardare con maggiore attenzione, con un occhio più allenato, le varie tappe di questo lungo viaggio, perché come potete immaginare non era un viaggio diretto, ma c'erano frequentissimi scali. E una bella lettera che ho trovato è la lettera di Filippo Deila, che lui scrive da Hong Kong il 28 ottobre del 1897, in cui esprime tutta la sua soddisfazione per aver raggiunto la sua meta, cioè Hong Kong. La meta nostra è ormai raggiunta. Hong Kong sarà d'ora innanzi la nostra patria, la casa nostra, il campo delle future apostoliche fatiche. Sani e allegri, giungemmo il giorno 26, aspettati al porto dai padri Spada e Zamponi. Il viaggio è stato abbastanza buono, quantunque in certi giorni avremmo preferito camminare in terra anziché in mare, il quale, come al solito, si divertiva a baloccarci e provava la pazienza dei passeggeri, una parte dei quali stavano ben chiusi in camerina. Il Mar Rosso era calmo, ma il cielo era di fuoco. Il Golfo del Bengala agitato. Il mare del Tonchino agitatissimo, talché il povero Bellavite ebbe a soffrire non poco. Del resto non abbiamo a lagnarci. Fummo abbastanza fortunati in realtà. A Colombo discendemmo a terra a visitare la cattedrale e la città, veramente bella. Saliti sul battello, proseguiamo fino a Singapore, dove pure avremo il piacere di vedere il vescovo e l'ausiliare della splendida città che è tutto un giardino e poesia. Invitati sedemmo a mensa presso il procuratore, che fu con noi di grande cortesia. Ci parlò di Hong, che conosceva benissimo. Poi tornammo nuovamente in mare, per venire a Saigon, nel regno d'Annam. Il porto è francese e dal nostro giungere quasi tutta la colonia stava aspettando. Qui fu per me il punto più bello di tutto il viaggio. Tanto mi piacque l'aspetto di questa incantevole città. Questo era l'ultimo porto prima di Hong Kong e qui cominciavano i guai del mare. Dopo 4 giorni di ballo forzato, spuntarono come forieri di lieta speranza i primi scogli delle isole. Tutte rocce, precipizi che, se gli inglesi volessero, ne farebbero altrettanto Hong Kong. Verso le 2, con nostro sommo gaudio, abbandonammo il Belmort. E tutti e 4, accompagnati dai nostri antichi confratelli,
coi nostri bagagli facemmo la solenne entrata nella casa che ora possiamo dire nostra. Ecco, questa è una bella testimonianza di fine Ottocento, una testimonianza in cui traspare la soddisfazione per aver raggiunto la meta dopo questo lunghissimo tour. E, si parla poi di viaggio in tantissime lettere, e ovviamente non possiamo citarle tutte. E, ho cercato però una testimonianza che ritengo di particolare valore, che adesso iniziamo a vedere, che è questa, Memorie di un viaggio in Cina. Questo è un reportage pubblicato a puntate sulla rivista Le Missioni Cattoliche e tratto dalle testimonianze rielaborate di Giacomo Scurati, che era un missionario del PIME. E Giacomo Scurati aveva accompagnato il Toscano, Massimo Spelta, in un lungo tour in Cina. Quando è arrivato, Scurati era un missionario senza alcuna esperienza e quindi attraverso i suoi occhi, diciamo così, vergini, possiamo conoscere la Cina di quel tempo. E qui vedete una cosa interessante, che le sue osservazioni, le sue note di viaggio, che si possono secondo me considerare quasi un bigino di tutti i temi di cui parliamo stasera, perché c'è veramente di tutto, c'è il viaggio, lo studio della lingua, i costumi, la geografia, è davvero un omnicomprensivo. Queste sue note di viaggio sono accompagnate da incisioni, come potete vedere, poi ve ne farò vedere altre, che aiutano il lettore a capire meglio quello di cui lui parla nel testo. Ecco, in questo articolo, secondo me, vediamo già da subito, già dalle prime righe, un elemento fondamentale, cioè l'attenzione dello sguardo. Lui stesso scrive: ammonito dal mio superiore di non passar sbadato, ma di fare attenta osservazione a tutto quanto mi cadesse sott'occhio. Mi provai tosto a schizzare con la matita le prime cose che mi si offrivano su quella terra, così nuova per me. Ecco, la chiave di lettura che noi troviamo, se vi capita, io ve lo consiglio vivamente, se andrete in biblioteca al PIME, chiedete di vedere qualche numero, soprattutto di quelli più antichi, delle missioni cattoliche, perché sono dei contributi veramente molto interessanti. Nonostante il fatto di essere, come lui dice stesso, insomma, novizio, nel corso del suo viaggio lui riesce a fotografare tantissimi aspetti della realtà cinese, e l'analisi costante della diversità non è mai fine a se stessa, è uno strumento per accrescere la sua formazione, per accrescere la sua conoscenza. E mentre lui all'inizio sente molto di più l'aspetto della differenza, della diversità, c'è una bella espressione che ho ritrovato a un certo punto: ciò che ferisce lo sguardo, cioè quando vede qualcosa che non gli è familiare, lo vedete anche qui nella presentazione, la cosa che più ferimmi fra le tante, per me affatto nuove, fu la forma singolare, il colorito vivace delle barche di quel luogo. Ecco, lui inizialmente si trova, come potete immaginare, abbastanza stupito, anche disorientato, però progressivamente, mentre si va avanti in questo viaggio, lui arriva anche ad apprezzare quello che vede, non solo a livello, diciamo così, alto, ma anche degli aspetti della vita quotidiana, che adesso vi faccio vedere. Ecco, per esempio, l'arredo,
come è arredata la sua cameretta. Ci sono dei disegni molto precisi rispetto all'arredo cinese e lui esprime anche apprezzamento per queste creazioni dell'artigianato locale. Non necessariamente ciò che è cinese è inferiore a ciò che arriva dall'Europa. Questo è un aspetto che mi ha positivamente colpito, anche perché noi non dobbiamo dimenticare che la seconda metà dell'Ottocento è un periodo molto diverso da quello che noi a volte siamo abituati a studiare rispetto alla Cina, le missioni, quindi il tempo dei gesuiti, quando l'Europa tutta era, diciamo così, innamorata anche della Cina. E in questo periodo i rapporti di forza, i rapporti economici sono molto cambiati. La Cina è un impero ormai in crisi, con tante debolezze, e l'Europa invece è arrembante, in ascesa. Quindi sarebbe facile sottovalutare o disprezzare quello che c'è in Cina. Invece, in tanti di questi articoli, noi troviamo delle osservazioni positive da parte di Turati, un'apertura, secondo me, non comune per la sua epoca. E questo gli arriva proprio attraverso un'esperienza di viaggio. E anche qui mi ritorna in aiuto Eric Lied, quando valorizza molto l'esperienza del viaggiatore. Perché lui ci dice che la mobilità del viaggio riduce a brevi istanti la visione del mondo del viaggiatore, limita le osservazioni alla superficie, agli esterni. Ma attenzione però, c'è distinzione tra chi vede soltanto e chi registra, tra chi consuma il mondo e chi fissa e trasforma il testo in testo quel panorama, con parole e fotografie. Ecco, questo è proprio quello che fa Scurati, che è quello che Lied definirebbe un viaggiatore serio. Lui è un osservatore estremamente serio, che attraverso la comparazione evolve e, come vediamo, informa, perché questa non è solamente un'evoluzione personale che è ristretta al suo diario di viaggio, al suo bagaglio personale, che poi lui si riporterà in Italia, ma viene diffusa attraverso questo periodico a tutti i suoi lettori. Questo lo trovo estremamente significativo. Queste riviste sono una finestra sul mondo veramente unica per la seconda metà dell'Ottocento. Ora, io non voglio dirvi tutte le varie tappe di questo lunghissimo viaggio. Poi Scurati lascerà la Cina perché le sue condizioni di salute, sia fisica ma anche a livello interiore, le sue condizioni diventano critiche, e di conseguenza nel 1862 lui lascia Hong Kong, ritorna in Italia. In Italia però, come vedete, lui si farà subito onore perché diventerà direttore di questa rivista, che noi adesso stiamo vedendo in alcune immagini, e poi più avanti, quando morirà il primo superiore del PIME, Marinoni, diventerà lui il secondo superiore. E noi lo ritroveremo molto presto, perché sarà protagonista di una polemica a distanza con un altro missionario, Simeone Volonteri, che era suo antico compagno di missione, anche se per poco, e sul quale ci saranno delle diversità di vedute che presto vedremo. Ecco, adesso qui c'è un'altra immagine che vi faccio vedere sul barbiere, ecco, perché lui... A un certo punto di questo viaggio la situazione si fa pericolosa e non ha più qualcuno che gli fa da barbiere, ma si deve rasare da solo, e allora inizia ad apprezzare questi strumenti che noi vediamo disegnati, che all'inizio gli sembrano un po' rozzi, non molto efficaci, ma poi lui riuscirà a trarne beneficio e dirà infatti che riuscirà poi a rasarsi senza tagliarsi, senza dolore, senza alcun tipo di problema. Quindi vedete una visione a 360 gradi. Lui parla delle chiese, dei riti cinesi, ma anche del barbiere, piuttosto che delle abitazioni
o anche di momenti di quotidianità, come per esempio il mangiare. Una cosa divertente, lui smonta anche dei miti, dei luoghi comuni, per esempio quello sull'uso delle bacchette. E lui dice: l'immaginazione fa supporre, e più in Europa, che l'abitatore del regno di mezzo con un bastoncello per mano faccia destramente saltare il cibo in bocca. Nulla di più falso, perché non si sapeva bene come i cinesi usassero questi bastoncini. Allora lui cerca di far capire ai suoi lettori che i bastoncini non servivano per fare delle giocolerie, quindi far saltare il boccone in bocca, ma spiega e mostra il corretto uso di questi strumenti. Quindi lui ha lasciato delle testimonianze molto, molto acute, molto dettagliate sulla realtà quotidiana in Cina, e come vi dicevo, anche se per poco, la sua strada si incrocerà con Simeone Volonteri. Simeone Volonteri, lo abbiamo definito anche in altre circostanze, se missionario cartografo. Missionario cartografo nel viaggio, ovviamente, come potete immaginare, soprattutto nel viaggio nelle missioni, era importante avere una visione precisa del territorio. E lui, Volonteri, fu autore di mappe. Adesso qui vediamo la mappa di Hong Kong. E la mappa di Hong Kong, come vedete, è stata poi anche pubblicata dalla rivista Le Missioni Cattoliche, ed è infatti la foto che vi faccio vedere è proprio tratta dalla rivista. E questo perché? Perché Volonteri era un missionario, viaggiatore, ed era una persona molto, molto capace, aveva comunque delle basi di matematica e di geografia che permisero questo lavoro cartografico molto, molto importante. Questa mappa fu anche poi stampata in Germania, a Lipsia, e fu anche poi diffusa per esempio anche in Italia, presso la Società Geografica Italiana. Questo per dirvi il valore di questa mappa, e fu usata poi anche a fine secolo nelle trattative tra il governo coloniale e le autorità cinesi per diciamo delineare quello che sono chiamati i nuovi territori, che per 99 anni furono poi lasciati all'Inghilterra. Ecco, questa mappa fu un punto di partenza per questi negoziati. Poi la seconda mappa, ecco qui vediamo un po' di missionari. Appunto, quelli che vedete in abiti occidentali erano quelli più stanziali ad Hong Kong, invece quelli che andavano in terra di missione, se ci fate caso, non sono poi così diversi dai missionari locali. Quindi questi li vediamo, sono a Hong Kong, queste sono foto d'epoca. E l'altra mappa è quella del secondo vicariato, dove lui poi viene destinato, che è quello del Henan. Ecco, qui c'è una seconda mappa che lui traccia. E, anzi, in realtà, se ricordo bene, sono due. Una che viene disegnata da uno studente cinese con le sue indicazioni su un territorio più ristretto, e poi questa che invece comprende tutta la provincia. Come vedete, sono mappe estremamente dettagliate e di conseguenza estremamente utili ai missionari. Il Henan è nel centro nord della Cina, e come ricordava all'inizio Isabella, ho avuto modo un po' di anni fa di poter andare sia a Hong Kong sia nella provincia del Henan, a Kaifeng, dove è rimasto un piccolo fondo antico che è frutto dell'attività missionaria che è stata fatta nel corso dei decenni e di cui resta traccia in questo fondo bibliotecario. Qui, come potete immaginare da questi abiti invernali, l'inverno era sicuramente più rigido rispetto al sud, vedete come sono ben coperti, l'estate invece era più calda e quindi ci si poteva permettere un abito più leggero. Quindi abbiamo visto la mappa per orientarsi fisicamente,
E la lingua però serve per orientarsi umanamente. Qui vediamo un articolo pubblicato dalle Missioni Cattoliche in cui si cerca di spiegare la complessità della scrittura cinese. Se c'è qualcuno tra chi ci ascolta che ha un po' di conoscenza, ha iniziato a studiare la lingua cinese, sa che scoglio sia, figuriamoci per persone che nella seconda metà dell'Ottocento non avevano gli strumenti che avevamo noi, quindi dizionari elettronici, podcast, video. Qui erano tutti quadernetti, vocabolari e pazienti insegnanti cinesi. La lingua era fondamentale per orientarsi tra la popolazione locale. E di questo i missionari hanno lasciato testimonianza nelle loro lettere. Ecco perché io poi ho scritto alcune parole che adesso vi sembreranno un po' oscure. La zucca, l'asino, i dialetti locali. Vediamo perché. Allora, la zucca. Uno dei missionari che ho trovato più simpatici, perché poi a un certo punto quando si studiano queste fonti così antiche si creano anche un po' delle simpatie, delle antipatie. Un missionario che mi ha sempre colpito per la sua simpatia è Luigi Piazzoli. E quando mi è capitato di essere un po' sconfortata, quando studiavo cinese, cercavo di ricordarmi un po' delle sue parole. E vi leggo quello che lui ha scritto nel lontano 1870, così capirete perché ho parlato di zucca e di asino. Non per Halloween, ecco, non c'entra niente Halloween. Creda, padre superiore, non mi fa paura il dovermi mettere a studiare la lingua nel vedere che dovrò molto faticare. Quel che mi fa paura è la testa ancora immatura. E se è immatura ora, non posso farla matura, perché anche le zucche hanno bisogno di un po' di tempo per maturare. Ecco, all'inizio lui si rende conto che lo studio è veramente molto impegnativo, che è difficile orientarsi. Poi, come spesso accade ai principianti, la fiducia. Iniziamo a capire qualcosa e crediamo che la strada sia tutta in discesa. E lui che cosa scrive? Mi sto nella mia stanza, studiando il chinese, che desidero far presto ad apprendere, un po' per amor proprio, perché non voglio più fare il pappagallo, e specialmente perché vedo che la missione ha bisogno non di missionari muti, ma di missionari che sappiano parlare. A intendere e a farsi intendere anche in chinese non ci vuol molto. La difficoltà è nel parlarlo da chinese, ossia miagolare come essi fanno. Ecco, quindi all'inizio l'idea è che sì, è difficile, però ce la possiamo fare, salvo che poi troviamo questa espressione, come lo parlano, come un miagolio. Allora, sembrerebbe un'osservazione superficiale, in realtà è dettata dal fatto che il cinese è una lingua tonale, quindi ha tanti suoni che sembrano simili, ma sono differenziati a seconda dell'andamento della voce. Quindi è per questo che sembra un miagolare. Ecco. Lui ovviamente non aveva diciamo certe conoscenze a livello di linguistica e quindi lo sintetizzava così. E continua. Allora, studio la lingua con una certa calma, perché è meglio un asino vivo che un dotto morto. E poi, dopo tante spese di viaggio, sarebbe proprio una minchionata grossa morir subito, perdendo il frutto e poi anche il capitale. Dunque, vada piano chi vuole andare lontano. E poi, della lingua ne avrei delle graziose a contare, perché qui non è come in India, dove si intende, a quanto lei stesso mi disse, il bergamasco. Io mi provai qualche volta, quando non sapeva che rispondere perché non intendeva, a parlargli in bergamasco, ma essi, scuotendo la testa, se ne andavano, mostrando di non intendermi. Ecco, qui vedete che poi c'è anche tanta ingenuità. Ecco, non riesco a rispondere,
mi hanno detto che in India capiscono il bergamasco, ci provo anche in Cina, ma se ne vanno via perché non mi capiscono. Ecco, quindi vedete qui un aspetto anche un po' più genuino, ingenuo di questi missionari che prima di capire bene, prima di prendere le misure linguistiche, avevano bisogno di un po' di esperienza sul campo, che poi Luigi Piazzoli farà con grande successo. E poi l'altro problema che si vede non solo a Hong Kong, ma nelle missioni dell'interno, è il problema della grande diversità della lingua parlata. E di questo ci parla un altro missionario, che si chiama Pietro De Maria, questa volta all'inizio dell'Ottocento. Lui scrive al suo superiore: se non fosse temerità, vorrei darle un consiglio. Faccia il possibile di fare una visita personale a tutte le nostre missioni. Vedrebbe il miscuglio di popoli diversi e quindi la difficoltà delle lingue per i poveri missionari. Qui bisogna confessare in inglese, in cinese, in francese, in portoghese, in spagnolo, in italiano, in tedesco, in russo, in polacco. Nel cinese, mentre tutte le altre missioni, anche grandi, hanno per lo più una sola lingua, nella nostra la minima è che vi siano tre dialetti, tutti differenti l'un dall'altro. Ecco, quindi vedete che dal punto di vista linguistico orientarsi era veramente molto difficile. Vedete, già qui siamo all'inizio del Novecento e i missionari iniziavano ad avere un quadro generale molto più ampio, molto più dettagliato. Ma come vi dicevo, in questo viaggio, che è interiore ma anche materiale, i missionari incontravano tanti pericoli. In questo caso, uno dei pericoli in quest'area di Hong Kong erano i tifoni. Qui vedete un articolo, sempre delle missioni cattoliche, in cui si parla degli effetti di questo disastroso tifone che nel 1874 aveva distrutto a Hong Kong, qui vedete anche delle foto d'epoca, aveva fatto veramente gravissimi danni e i tifoni erano, diciamo, pane, non dico quotidiano, ma sicuramente ricorrevano in quest'area ed erano uno di quei pericoli che i missionari dovevano evitare nei loro spostamenti in barca. Altri pericoli erano costituiti dai pirati. Come potete immaginare, per mare c'erano i pericoli concreti, materiali, dell'acqua, ma c'erano anche dei pericoli estremamente umani, che erano quelli dei pirati nell'area di Hong Kong. Poi andremo a vedere altri tipi di pericoli. E abbiamo una testimonianza interessante di un altro missionario, che si chiama Luigi Sasso, che fa un resoconto di un assalto che lui e Piazzoli avevano subito nel 1878 mentre si stavano spostando da un punto all'altro della loro area di missione. E come vedete, come sentirete anzi dalla voce di Andrea, questa descrizione ha quasi il tono di un feuilleton ottocentesco, perché è estremamente avventurosa e carica di emozione. Quindi chiedo poi ad Andrea di leggerci le parole, vive parole, di Luigi Sasso. Ma la sera del 7, notte oscura, piovigginosa, verso le 10, i marinai di guardia scorgono due barche che si seguono a poca distanza e che remigano a tutta forza verso di noi. Prima si credette che per l'oscurità non ci vedessero, ma quando fu intimato di allontanarsi, senza rispondere, si avvicinavano sempre più e tutti gridando «I pirati!». Il mezzo più semplice sarebbe stato il fuggire, ma il vento, al servizio dei pirati, ci tenne lì, inchiodati, finché ci furono addosso. La nostra barca era armata, 7 carabine rugginose all'antica e 2 piccoli cannoni.
si caricò in tutta fretta e senza discrezione a fin di respingere la forza con la forza. A dire il vero, essendo la prima volta che ci capitavano tali incontri, ci prese un po' di paura. Facemmo tosto consiglio sul da farsi. Combattere, manco a parlarne. Stare in cabina era il luogo più esposto che i pirati, per evitare i cannoni, ci assalivano da dietro. Uscire all'aperto. Passavano certi mosconi. Alla meglio o alla peggio, ci distendemmo quanto potemmo trincerati dietro le coperte e i cuscini, aspettando l'esito della battaglia. Intorno a noi si faceva un diavolio indescrivibile. Ci trovavamo nel mezzo della mischia, davanti, sopra di noi, vi erano i marinai che tiravano alla cieca schioppettate terribili. Da dietro vi erano i nemici che accompagnavano gli spari con grida selvagge che ci sembravano di essere nell'anticamera dell'inferno. Il maggior pericolo, però, fu quando tentarono di bruciarci la barca. Gettavano infatti sacchetti pieni di polvere, fatti in modo che prendevano fuoco appena cadevano sulla barca. Questi, appiccando il fuoco in vari punti, gettavano confusione e spavento su tutta la ciurma. Passato il pericolo, non ci sembrava vero di esserci trovati a tale stretta, ma l'aspetto della barca ne faceva purtroppo fede. Era un orrore a vederla. Se per disgrazia i pirati avessero vinto, non va dubbio che ci avrebbero fatto saltare la testa. Ecco, questo è un resoconto molto vivido e anche molto drammatico, perché qui avevano veramente rischiato la pelle, altro che mal di mare, altro che tifoni, questo era un assalto dei pirati. Ma i pericoli non erano solo per mare, erano anche per terra. E gente di malaffare, ladri, banditi, non erano presenze rare nelle missioni cinesi per tanti motivi. L'amministrazione imperiale era in crisi, in altri territori c'erano problemi legati alla povertà, crisi economiche si trasformavano anche in crisi sociali che andavano poi a incidere sulla vita di alcune persone che decidevano di dedicarsi al malaffare, e poi anche fenomeni di connivenza tra le autorità e alcuni, tra virgolette, banditi che andavano poi ad attaccare gli obiettivi che questi mandarini indicavano loro. Passiamo appunto da un resoconto molto drammatico come quello che ci ha letto ora Andrea a un resoconto più leggero, più ironico, come appunto caratteristico di padre Luigi Piazzoli, che invece ci parla di, diciamo così, banditi ma di mezza tacca. E alla fine però ci porterà a toccare un problema molto serio, che poi è quello che tratterò alla fine di questa nostra serata tra poco. Cosa ci dice Piazzoli mentre lui viaggia all'interno della sua missione ad Hong Kong? Siamo nel 1875, quindi sono i primi anni in Cina, e lui scrive questo. Il distretto che visitai si chiama Kewaishin, che significa convertiti, ritornati al bene. Ma disgraziatamente questo nome non è che uno scherzo. Non solo sono tutti pagani, ma di più sono famosi per trista rinomanza. Le basti sapere che dei ladri che si pigliano in Hong Kong, 8/10 appartengono a questo famoso distretto. Sono noti per l'avversione agli europei. E infatti alcuni anni or sono, alcuni ministri protestanti arrivarono in questo distretto, vi aprirono una scuola e si misero a distribuire libri. Ma non passarono 30 giorni che furono obbligati a fuggirsi e gli abbruciarono tutto. Poiché se dovessi giudicare di ciò che avvenne a me in questa prima visita, dovrei concludere che devono essere meno contrari di una volta. Infatti in tutto il viaggio non mi avvenne che due volte d'esser ingiuriato, e anche allora semplice ingiuria di parole, ma verba volant, i pugni al contrario restano. Ecco, siamo nel 1875, Piazzoli se la cava con qualche insulto, invece, ed ecco che ci arriva,
ci approprichiamo alla fine, e invece alla fine del secolo si moltiplicano gli episodi di lotta alla presenza straniera e anche alla presenza dei missionari in Cina. In questa foto d'epoca noi vediamo la residenza di Qin Jiakang, dove c'era il missionario che abbiamo citato prima, il nostro missionario cartografo, volontari, che era anche il responsabile di questo vicariato. E la storia di questa missione, adesso voi nella foto vedete le mura che la circondano. Ecco, questo luogo è un luogo simbolo. È un luogo simbolo di visioni diverse. Allora, volontari, il vescovo insiste moltissimo e manda un progetto, perché il suo desiderio, la sua volontà è quella di circondare di mura la missione. Questo progetto, però, non incontra subito il favore né del suo superiore a Milano, Scurati, né di Propaganda Fide a Roma. Anzi, all'inizio questo progetto viene respinto. E perché viene respinto? Allora, per due motivi. Uno, come potete immaginare, la questione dei soldi, cioè per fare un'opera di questo tipo bisognava avere delle risorse economiche. E quindi spendere un'ingente somma era qualcosa che si cercava di evitare. E poi c'era un'altra visione da parte di Scurati, che vi ricorderete è stato autore di Memorie di un viaggio in Cina, che aveva fatto questo lungo viaggio, lungo ma poi breve, perché era ritornato dopo 2 anni in Italia. E Scurati aveva una visione della missione che non prevedeva il fatto che ci si dovesse difendere. Quindi lui era estremamente contrario a questa cinta muraria che qui poi vedete. Scurati diceva versare sangue per la difesa era inaccettabile. Dopodiché, come si risolve questa situazione? La situazione si risolve così. Il progetto passa, volontari riscrive, non si arrende al primo parere negativo e spiega che questa difesa è, secondo lui e secondo i missionari che sono con lui, fondamentale. Fondamentale non solo perché lo chiedono loro e non perché lo chiedono solo le persone che sono convertite al cristianesimo, ma dalle lettere che lui scrive, che invia a Roma, dice che addirittura le persone non convertite che abitano vicino alla missione vorrebbero, in caso di pericolo, potersi difendere in quest'area fortificata, con questa cinta muraria. Oltretutto, ricorda, avendo lui vissuto per tanti anni in Cina, per tanti decenni, che le cinte murarie erano un sistema difensivo diffuso, accettato nelle province. Quando ci saranno poi gli scontri alla fine del secolo, nel 1900, il periodo delle rivolte dei Boxer, questa fortificazione risulterà importante per difendere la missione. Da quello che loro chiamavano nelle loro lettere, adesso vi leggerò veramente pochissime righe, da quelli che loro chiamavano briganti, attacchi dei briganti. Allora, qui arriviamo in chiusura con una questione fondamentale. Perché queste rivolte? Perché questi attacchi alle missioni? E allora voglio riprendere un discorso che ho accennato prima. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento e tutto è cambiato. Ci sono state le guerre dell'oppio, ci sono le potenze straniere in Cina, e anche le missioni si appoggiano in parte anche alle autorità europee, nel caso delle missioni cattoliche provenienti dall'Italia, fondamentalmente alla Francia. E quindi spesso c'è una sovrapposizione, cioè il missionario non è visto tanto come cattolico piuttosto che protestante, ma come il simbolo di una presenza straniera, di una presenza nemica, di una presenza prevaricatrice. E da parte invece dei missionari
missionari vedono questo tipo di attacchi, questo tipo di aggressioni, come delle aggressioni banditesche, che sono collegate a interessi di bassa lega. Credo che ci sia anche un po' di sottovalutazione del sentimento xenofobo che c'è poi anche in alcune aree, anche se sicuramente le crisi sociali erano un potente moltiplicatore di malcontento e quindi di aggressività. E che cosa succede quindi nel 1900, in questa residenza che noi adesso vediamo in foto? Volontieri ci scrive queste parole. Più migliaia di ogni razza di briganti e del popolo desideroso di bottino crescono di giorno in giorno. Respinti varie volte da noi e messi in fuga, attaccarono i dintorni e depredarono le famiglie cristiane. In vari luoghi distrussero e incendiarono case e cappelle. Anche molte famiglie pagane furono spogliate. Si dice che domani rinnoveranno l'assalto. Ecco, vedete, queste sono delle parole che poi, attenzione, arrivano in Italia molti mesi dopo, quindi quando si arriva ad un... Questa è una lettera che è stata scritta il 10 di luglio, ma arriva in Italia mesi dopo, quindi per tanti mesi c'è anche incertezza sulla sorte di queste missioni. Non si sa se i missionari siano vivi, se siano morti. E di poco successiva è un'altra lettera di Bricco che parteciperà attivamente alla difesa della missione di Kinjiang, e lui scrive questo. Le gravissime cose di Pechino e di Tianjin gli diedero ansia e la lunga siccità fu causa dello scoppio di questa funesta, improvvisa rabbia pagana contro di noi. Siccome il muro di cinta, per mancanza di tempo, non si era potuto mettere in stato di difesa, temendo riuscissero a entrare, ecco uscire un addrappello dei nostri, armati di schioppi e lance, che li ributtarono e li inseguirono sin quasi alle porte della città. Quindi vedete che poi si arriva a una difesa attiva, si arriva a quello scontro che Scurati voleva evitare, ma che poi nei fatti ci fu per difendersi da questa aggressione. Io a questo punto, per chiudere, chiederei ad Andrea di farci, diciamo, ricomparire tutti e tre. Vorrei lasciarvi con un aneddoto. Aspettate che cerco di recuperare. Oh, grazie Andrea, grandissimo. Vorrei lasciarvi con un aneddoto, perché secondo me è giusto, dopo aver parlato tanto di questi missionari, dei loro successi, dei loro limiti, parlare di un mio limite, di un mio errore, che adesso vi racconterò, anche se non mi fa particolare onore. Quando stavo scrivendo la tesi di dottorato, ero arrivata poi a questo punto, a questo 1900, così tormentato, la rivolta dei boxer, e stavo sfogliando la rivista La Civiltà Cattolica, di cui avete visto la copertina prima. Ed ero arrivata a un articolo che era di poco precedente lo scoppio della rivolta vera e propria, e dove si diceva il futuro meraviglioso delle missioni cattoliche in Cina, molto roseo, molto positivo. E poi io quel giorno andai al Dipartimento di Storia, incrociai un professore che si chiama Luigi Bressan, che ringrazio perché anche lui mi ha dato un grande sostegno, e gli raccontai questa cosa e gli dissi con la mia giovanile esuberanza: ah beh, certo che se Civiltà Cattolica era una delle voci più lungimiranti, più attente del mondo cinese, qui hanno preso proprio una topica bestiale. Cioè, pochi mesi prima della rivolta tutto va bene, tutto andrà per il meglio. Sembra un po' con gli oroscopi che abbiamo sentito all'inizio del 2020, no? Un anno meraviglioso, splendido. Mamma mia, terribile. E lui mi disse una cosa che non mi scorderò, e che da storica poi mi è rimasta sempre nella testa, sempre con molto garbo, perché è una persona veramente amabile e gentile. Mi disse questo: dice, Laura, ricordati una cosa. Che cosa? Tu sai come è andata a finire. E da quel giorno io ho svoltato. Cioè non ho più letto come leggevo prima, ma ho letto le fonti un po' come ve le ho lette adesso. Cioè
cercando di capire, cercando di mettermi nei vestiti, negli abiti, nella mente, nelle scarpe di quei missionari. E quindi anche alcune cose che mi erano sembrate vuoi superficiali, vuoi ingenue, vuoi eccessivamente ottimistiche, e che magari sono sembrate così anche a voi, in realtà non lo sono per niente. Cioè, noi dobbiamo sempre ricordarci che guardiamo le cose dalla prospettiva del 2020, sapendo la direzione che la storia cinese ha preso. E loro no. Loro quella storia la vivevano dall'interno. E senza avere tutte le conoscenze che abbiamo noi oggi. Quindi io vi invito a leggere, a interessarvi, perché una parte della storia dei rapporti tra l'Italia e la Cina molto bella, molto interessante, e che ha tanto da insegnare a noi oggi. Questo è quello che mi sento di potervi dire come messaggio conclusivo. Bene, grazie, grazie di cuore Laura per aver aperto con noi queste misteriose valigie dei missionari, e grazie anche ad Andrea per averci accompagnato con la sua voce, per averci fatto riascoltare appunto le parole, le emozioni, le sensazioni di questi missionari che ben più di un secolo e mezzo fa lasciavano appunto l'Europa, la loro casa, per sicura e conosciuta, per andare incontro in queste terre nuove, poco conosciute, e con il bagaglio che un po' Laura ci ha espresso, ci ha raccontato e ci ha fatto conoscere. Quindi non mi resta adesso che ringraziare anche voi che ci avete seguito fin qui, invitarvi a seguirci ancora in queste modalità che penso ci accompagneranno anche per i prossimi tempi, e quindi di collegarvi al nostro sito PIME Milano e ai canali YouTube del Centro PIME e di Facebook. Però vi lancio un altro invito: quando tutto sarà finito, quando staremo tutti bene, venite in biblioteca e li troverete le annate delle missioni cattoliche, non solo, ma anche tante altre riviste, tanti libri che ci possono ancora insegnare e far scoprire tante cose belle come quelle che ci ha raccontato Laura. Grazie, 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 grazie Isabella. Ciao. Ciao a tutti.